appunto consente la propria autonomia e poter girare comodamente in una città. Dopo i giornalisti teramani è stata la volta degli amministratori del capoluogo aprutino che per iniziativa dell'associazione Carrozzine Determinate hanno potuto provare le difficoltà che incontrano i disabili ogni giorno nel muoversi attraverso le nostre città, piene di ostacoli e barriere architettoniche che a bordo di una carrozzina diventano insormontabili. L'iniziativa che l'associazione abruzzese dei disabili ha chiamato Passeggiata Empatica ha preso il via dalla centralissima Piazza Martiri per poi spostarsi in altre vie della città ed è stato possibile verificare quanto sia difficoltosa, per non dire impossibile, l'accessibilità ad alcune strutture pubbliche o aperte al pubblico. È un'esperienza positiva che ti fa anche rendere conto anche di situazioni che tu magari nella quotidianità della tua esperienza di vita non riesci a cogliere. Perché un conto è vivere e poter camminare con le proprie gambe, un conto è doverlo fare con una carrozzella. E molte volte anche, come dire, la vita frenetica quotidiana non ci dà la possibilità di fermarci a riflettere su aspetti che sembrano scontati ma che poi non lo sono. Sul Consiglio Comunale ho già dato a disposizione al Presidente del Consiglio di inserire possibilmente alla prima data utile un Consiglio Comunale, se non straordinario, anche ordinario, dove parlare e affrontare questi punti. Non cambia niente, l'importante è che si faccia il Consiglio Comunale e poi dobbiamo fare la corsa alle risorse. Abbiamo visto che il sindaco insomma si è dato subito da fare, abbiamo trovato la pedana, insomma come abbiamo potuto verificare bastava insomma 2 euro di asfalto per risolvere un problema gravissimo di diritti umani, perché se una persona non può entrare in comune viola i propri diritti umani, la privacy e discrimina le persone. Vogliamo far vedere al sindaco che purtroppo non è possibile entrare in un negozio, non è possibile andare alle politiche sociali, non è possibile nemmeno prendersi un caffè in santa pace al bar perché per esempio mancano i servizi igienici. Insomma, vogliamo cercare di far capire da oggi e mi sembra che il sindaco ha anche recepito questo consiglio straordinario, quindi siamo anche soddisfatti. Naturalmente però poi alle parole dobbiamo passare i fatti.